Signori, buonasera, cominciamo questo appuntamento che è il secondo che facciamo qui, in questa sede. Io sono Giuseppe Boccarello e stasera dovrò intrattenervi sulle poesie di Antonio Martone. Prima di questo vorrei fare un doveroso ringraziamento ai padroni di casa, Marisa Lembo e Giustino Gatti, che ci ospitano in maniera esemplare anche questa volta. Noi parleremo di Antonio Martone, ma io credo dovrebbe farsi un discorso molto più ampio, perché Martone non è che scrive delle poesie. Però io sto così perché ho un problema di mancanza di microfono, non perché credo di essere chissà chi che mi alza, no, però sto meglio, ho fatto di emissioni, mi riesce meglio. Si sente. Meno male, meno male. E poi va bene, poi stasera c'è un po' di voce in più, quindi tu me devi andare. E, di che parliamo? Parliamo del farmacon dell'anima. Il farmacon è un attributo dell'anima, sì, che a me ricorda molto il soul dei negri americani, date le mie note simpatie per quel tipo di musica, che non svilisce, anzi, ma amplifica quello che è un repertorio dell'anima. Ma il farmacon è un argomento a double fast, no? È un rimedio di anche un veleno. Dall'esame che ho fatto io dell'opera di Antonio Martone, il veleno pare che non ci sta, questo lo posso già anticipare, non è un'opera velenosa, anzi. Il suo modo di poetare, a mio avviso, è lirico, non è poetico. Questo lo dico perché la poesia differisce profondamente dalla lirica per la presenza della metrica. La metrica presuppone un discorso fatto di ictus, di accenti, di strati, di tonghi, di iati, di musicalità, ecco, che la lirica non ha bisogno. Ecco. La lirica è un'esposizione molto più interiore, non legata a schemi esteriori, ed è una libertà estrema di poter dire quello che si vuole, quello che si crede. Ma prima di cominciare, volevo chi è un po' Antonio Martone, per essenziale. Lui è professore di storia di filosofia politica all'Università di Salerno. Ma non è solo questo, infatti è anche un poeta, anche se secondo me prevale il filosofo nella sua esposizione. Nettamente prevale il filosofo sul poeta, è una mia impressione più che fondata. Noto per essere un scrittore di saggi, presso il Mulino, dirige il laboratorio di filosofia politica e la sua attività è destinata massimamente a uno studio dell'esistenza umana, con le sue beghe, i suoi drammi, le sue difficoltà, e quindi è in lotta continua con se stessi innanzitutto e poi con tutto quello che ci circonda, con la natura essenzialmente, e poi lo vedremo mano a mano nel corso della sua esposizione. Perché Antonio Martone fa lirica? Fa lirica perché ritiene di dover pensare a se stessi e all'altro, cioè a servire il mondo, a servire il prossimo, a servire in fondo quello che vogliamo chiamare cultura. E si dipinge nella sua filosofia con modo di vivere. Il farmacon, ho detto che è veleno perché questo ce lo dice Platone, no? Lui quando analizza i modi di composizione parla della scrittura e dice che la scrittura non è un fattore tanto positivo perché fissandosi sulla scrittura ci eliminiamo dal ricordare, sempre e comunque, e è un elemento negativo circa il ricordo. Per Martone la memoria è fondamentale, è un fattore proprio essenziale, quindi vado d'accordo con Platone, non ci va d'accordo con Platone, assolutamente no. E invece va molto d'accordo con Epicuro. Epicuro considera il farmaco con quattro principi. Dio non incuta timore, la morte non fa paura, il piacere si può conseguire e il dolore si può eliminare. Con questi quattro principi abbiamo definito un escurso totale di vita, in cui c'è molto nella poesia di Martone. Non solo, ma il farmaco
lo troviamo presente anche in Marco Aurelio. Marco Aurelio identifica l'uomo come promontorio su cui i flutti si scagliano, ma l'uomo è invitto, i flutti vanno via. Come non temi i flutti? Questo è Marco Aurelio, dato positivo, no? Per farmaconi inteso come rimedio. E voglio chiudere questa cosa con Marsilio Ficino. Marsilio Ficino concepisce l'ottimismo terapeutico, proprio come una immagine mnemonica, no? Riprendiamo Platone. È un po' meglio però, va un po' più avanti Marsilio Ficino. Non è simpatico Platone, è una cosa che a voglia di ma va. Diverso Marsilio Ficino, beh, è un uomo che vive diciamo, parecchi secoli dopo Platone, no? Ha anche dei vantaggi. No? E l'opera di Marton, poi ci andiamo un po' in fondo, è suddivisa in cinque capitoli. Lui li ha chiamati archetipi, figure, momenti, storia e vuoto. Sono cinque archetipi proprio, di struttura della sua opera, in cui io ho intravisto tante belle cose. Io non leggerò le poesie. Qualche verso che è stato emblematico proprio, ne voglio il primo, dal primo gruppo, si chiama Scheria. Scheria sarebbe l'isola di Corfù, dove Ulisse andò a naufragare e andò a finire fra le braccia di Nausicaa, non se l'aspettava dopo quello che era successo. E io lo scrivo, questa poesia, questa lirica di Martone, al terzo principio di Epicuro, il piacere si può conseguire. Perché? Alla fine di questa storia si legge: fra i suoi lunghi capelli mi diede ristoro a Nausicaa, le sue braccia bianchissime culla si fecero una culla che ridarmi la vita poté. Pensate, questo povero disgraziato, guai che è passato, no? Vai in un'isola sperduta, chissà chi trova, trova altri selvaggi, no? Trova Nausicaa. Ecco se viene fuori di cura, no? Come il farmaco nasce del piacere, il piacere visto come emblema. Magari capitasse a tutti noi. Ah beh. però non si capisce male, questo poi, perché Ulisse è profondamente egoista, è furbo ed egoista, poi lo vogliamo celebrare, facciamo pure, però ci sono vari aspetti poco convincenti di questa personalità. Posso interpolare sul personaggio di Nausicaa, che mi piace tantissimo, sì. Giuseppe. Nausicaa è un'adolescente, una giovinetta, mentre Ulisse ha già avuto l'esperienza della guerra di Troia, cioè 10 anni, più 10 anni di viaggio, perché lui capita a Scheria dopo aver perso tutto, aveva già fatto tutto il suo viaggio. E quando capita a Scheria, in effetti, lui si ritrova, lui uomo maturo, più che maturo, si ritrova davanti questa giovinetta. Però lui, poi leggerò qualcosa di Ulisse, lui, Ulisse, paradossalmente, riacquista la sua vita perché ha perso tutto, ha perso il comando sui suoi uomini, ha perso le sue navi, è nudo sulla spiaggia di Scheria. E allora la figlia del re Alcino è di Arete, la regina Arete, la virtù per i greci, in pratica l'accolgono, no? Anzi, lei l'accoglie, perché le sue compagne scappano via, spaventate dall'uomo nudo, no? E quindi lei invece, la figlia del re, ha una dignità particolare, quindi si avvicina a lui, lo riaccoglie, gli presta in qualche modo un barlume di umanità, perché quando noi perdiamo, ecco, il farmaco dell'anima, quando noi abbiamo traumi così profondi nella nostra vita, sembra davvero di essere, per usare un'espressione di Grazia Deledda, una canna al vento. E allora c'è bisogno di un recupero di identità, quasi un transfer psicanalitico. E Nausicaa è esattamente quello che fa. Nonostante lei sia poco più di un adolescente e Ulisse un uomo maturo, lei ha un rapporto quasi materno, perché dice... ad un certo punto nel corso dell'ottavo libro dell'Odissea Omerica, io ti ho ridato la vita. Un rapporto quasi materno, dell'adolescente nei confronti dell'uomo maturo, no? Ma poi, scusa, Giuseppe. No, ti do un altro limite, ti aspetto. Una rinascita. Da questa altra lirica
mi ritrovo che io scrivo anche questa altezza di Gemini, c'è cioè del piacere che io trovo una cosa che mi ha sorpreso moltissimo. Sentite un po', eh? Negli insetti felici ai fiori intorno balzecco la tua presenza discreta. Balzecco. Che è balzecco? Ah, Io no, lo no, so c'è tutta che una storia. è C'è tutta una storia sul balzeccare. balzeccare vuol dire azzeccare di un balzo. Esatto. Allora, io mi figuro questa persona che degli insetti felici e fiori d'autunno balzecca la tua presenza discreta. È un atto d'amore, è un atto È d'amore. bellissimo quello che stai Sì. dicendo, però anche stavolta approfitto per dire, fare un'integrazione a margine. Balzeccare è stata coniata da un artista friulano, che è un mio amico, si chiama Stefano Perez, e questo artista ha inventato questa parola, poi l'ha fatta passare all'Accademia della Crusca, eccetera. Adesso c'è bisogno che ovviamente... non si può istituzionalizzare una parola, diciamo, per decreto, no? C'è bisogno che poi diventi espressione comune. E quindi io credo di essere uno dei primi ad aver usato questa espressione in un testo edito. È la prima volta che l'ho visto. Balzeccare è una parola che l'Accademia della Crusca definisce una parola dinamica, allegra, come giocherellona quasi, perché è una congiunzione di azzeccare e al balzo, quindi balzeccare, no? Cioè, insomma, è questo, c'è una piccola storia dietro questa parola. Terzo input. Andiamo al secondo principio di Epicuro, la morte non fa paura. So bene che sei come un ladro nella notte, tu sei. Non vincerai, vedrai, se mi concedi d'avere nell'ultima luce quegli occhi negli occhi, non vincerai. È bellissimo. E finisce con il nero immenso stemperato di rosso e di verde sarà e tu no, non vincerai. Questa ripetizione, no? È in pratica una innovazione continua in questa, io la chiamo melodia, no? Perché poi è una melodia questa, legata a tanti ricordi, a tante memorie, in cui si vanno a stemperare fattori personali, fattori estranei, tanti amici, conoscenti, personaggi belli, personaggi brutti. Ma alla fine però c'è sta una cesura, no? Che è quella, che è la morte. Vissuta in termini corretti, un qualcosa che è connaturato allo sviluppo organico, in qualcosa che segue un iter, una nascita e una fine. Un fatto normale, quello che normalmente dalla filosofia greca abbiamo riportato, questo motivo di prevalenza sulla morte, di sconfitta della morte. E questa è una cosa molto molto bella. Dal quarto archetipo di storie c'è il principio, il quarto di Epicuro, che il dolore si può sopportare. E dice, m'è rimasta, l'anima mia ribelle è rimasta, allegra danzando come in un giorno di maggio. Della fine non vuole sapere, inventare ritmi nuovi è il segreto, lei dice. Nuove danze per nuovi padroni. Questa è una cosa molto, molto bella. Nuove danze per nuovi padroni vuol dire mutamento. Mutamento è la dinamicità rispetto a una visione bloccata, Andare incontro al futuro. fossilizzata, incontro al futuro. Cioè, e qui ci vedo un momento. Ci vedo un momento heideggeriano. Questo te lo spiego meglio, voglio L'essere per dire. la morte. E non solo. Io ci vedo pure l'avvenire come principio dell'essere, l'avvenire, non il passato, l'avvenire. L'avvenire è quello che sta alla base di tutto. E coniugare quindi l'avvenire con il progetto dell'esserci, e sì, la morte come struttura, no, di questo progetto. E qui c'è tanto Heidegger, forse è una cosa che ti riuscirà nuova, ma io non posso No, fare a meno di collegare. tu hai indovinato, hai individuato, diciamo, uno dei punti di riferimento anche della mia formazione. Martin Heidegger, da Essere e Tempo fino alle cose più recenti degli anni 60, è comunque
rimane l'ultimo filosofo della tradizione occidentale. Quindi è difficile che uno vada ad aprire i testi heideggeriani senza imparare ancora qualcosa. No, ora vedo una Tra l'altro, proiezione del noi qui futuro. abbiamo la professoressa, il cui fratello è uno dei massimi specialisti a livello internazionale di Martin Heidegger. Me lo confermi? E un motivo, diciamo, per me conclusivo di questa operazione di lettura di quest'opera è il rapporto tra vita e memoria. Antonio Martone concepisce la vita come una serie di attimi. Gli attimi come delle fotografie, no? Le memorie invece come un quid di riunione di elementi, un quid di un rimescolio totale di elementi, di vissuti e non vissuti, inquadrati in una dimensione temporale che non è sempre quella. Qui già abbiamo detto prima che non esiste passato, presente e futuro, no? In maniera stabile e concreta. E se ci mettiamo anche la memoria a indagare su questi rimescoli, il tempo diventa uguale al linguaggio. E qui ritorna Heidegger un'altra volta, no? Il Certo. tempo come linguaggio. Allora ci sono tante cose in questa cosa. Io chiaramente ho espresso per sommi capi, se no diventiamo Beh. prolissimi. E questo poi io mi fermerei qua, Va vorrei bene, invitarti va ad andare, ma bene. poi magari vediamo di fare qualche Sì, intervento. interagire, anzi. Anzi, io non ho preparato molto, anche perché abbiamo avuto, come Silvana sa, non moltissimo tempo. Allora, ho preferito che la cosa nascesse da sé, che fosse una interazione anche con voi. Quindi non soltanto è possibile, ma è auspicabile che voi mi interrompiate per chiedere, magari non mentre sto leggendo una poesia, ma quando stiamo parlando del senso, dell'arco semantico dentro cui si scrive una poesia. Quindi ne parliamo, perché la poesia riguarda la nostra esistenzialità, la poesia è la nostra vita, al suo livello più denso, no? E probabilmente se questo tempo è un tempo estremamente frammentato, arido, individualista, questo segnala proprio un grande bisogno di poesia, perché la poesia è esattamente il contrario. Cioè, la poesia è ciò che ci tiene insieme in questo momento, cioè un'emozione che sporge dal nostro vuoto interiore alla ricerca di un compimento che si svolge sulla base della parola. Cioè, è una parola, è un logos che diventa in qualche modo una sorta di epos, no? Di epica, e poi diventa un ethos condiviso, cioè un rapporto anche politico fra gli uomini, perché la politica non è soltanto quello che noi possiamo immaginare, la politica è anche questo nostro essere ora insieme, in questo momento, no? Uniti da quello che, ecco, l'amico Giuseppe ha più volte citato Heidegger. Per Heidegger la poesia è la casa dell'uomo, perché l'uomo ha il suo specifico Dasein, esserci, nella dimensione del linguaggio, di Sprache, no? Il linguaggio. L'uomo vive nel linguaggio come nella sua propria casa, no? Non si può vivere, no? Esulando dalla dimensione del linguaggio. Quando noi pensiamo, quando noi abbiamo emozioni, quando noi viviamo, come dire, le nostre relazioni, è tutto per l'uomo è una relazione, cioè una relazione con gli altri, ma è anche una relazione con noi stessi, un colloquio infinito che non si interrompe mai, probabilmente dura, sicuramente dura, anche dopo la morte. Io oggi leggerò, anche se avremo tempo, due poesie dedicate a mio padre e mia madre, scomparsi. È una relazione che continua, no? Ed è un modo per tenere insieme queste identità. No? All'interno di una identità poetica che dà senso umano a tutto questo. Però, insomma, voi avvertitemi quando continuo, modello, come dire, filosofia, eccetera, perché siamo qui per fare altre cose. Bene. Aurora, tu sei
come lo sguardo del mattino. Sei densa, sognante, lieve, carica di luce e di futuro. Tu sei come un fiore appena sbocciato. Penetrante profumo sei e schiva per timore del vento. Chiari di luna. Della mente il mistero ritorna sulle notti in campagna d'allora e sui chiari di luna, bianchissimo e immenso quel pallido disco dalla luce riflessa, più splendente del sole, alle pendici di valli sinuose, al volto luttuoso e rupestre della luna che biancheggia la terra, il mio sonno profondo donavo alla luna, il mio sonno sicuro affidavo. A chi di noi non è capitato? Siamo in una situazione emotiva legata alla nostra quotidianità. Qualcosa, uno dei mille rivoli che nella nostra esistenza ci porta ad occuparci delle cose, no? Cioè avere cura, nel senso heideggeriano, delle cose. E poi all'improvviso magari ci capita che possiamo sentire le note di una canzone che non abbiamo sentito magari da decenni, e quella canzone in un istante soltanto ci porta un vissuto che è rimasto dentro di noi da qualche parte. Noi non sappiamo dove, ma è rimasto. E all'improvviso, senza un motivo apparente, solo perché ci sono quelle note, riemerge dentro di noi, di colpo, e rompe, erutta. Vorrei quasi utilizzare questa espressione presa dal nostro vulcano, no? Noi dobbiamo mai dimenticare che siamo tra un... su un vulcano, e ogni tanto le vibrazioni che sentiamo ce lo ricordano. Questo fa una vecchia canzone. Fu come burrasca d'agosto, un nubifragio che dal cielo trascina e che grandine sul mondo rovescia, una canzone come temporale d'agosto, il mio animo grigio investì, una stupida e vecchia canzone invase il mio animo cupo. Fu come una burrasca d'agosto, un nubifragio che dal cielo trascina nel mio animo una fiamma di accese, una fiamma mai spenta davvero. Riapparve dal vuoto un'emozione sepolta, faticoso e precario il mio serto, d'una mente pazientemente ordinata, sconvolse, come grandine grossa su tenere foglie, come pietra s'abbatté impietosa e selvaggia, in un attimo solo travolse la grandine, la mia mente pazientemente ordinata, sconvolse. Un desiderio di sera soltanto, di riposo e di notte, il mio animo intero pervase. Vorrei dedicare questa poesia, perché so che mi piace anche molto, alla professoressa Silvana Lautieri. Grazie. E a Bruno. Grazie. Si chiama Mare, e ti ricordi? Contestualmente vorrei ringraziarla per questo suo, come dire, diuturno da 30 anni, ma in pratica 34 abbondanti, che non smette di
del tutto disinteressatamente, di mettere la propria mente, la propria passione al servizio, come dire, della diffusione culturale in questa città. Grazie. Si ferma il tempo al mare, fratte le onde, arriva, sbattono sui sogni persi. Ascolto una brezza limpida, lambisce il viso, il fresco, la mia mente svuota. In me lievita, cresce l'immensità del blu. Incerto è l'orizzonte, è aperto. L'azzurro risucchia l'animo, d'ottobre le prime piogge, di novembre le prime raffiche, attende. D'un ospite ignoto, il mondo è un dono. Sparisco piccolo in quell'orizzonte libero, si ferma il tempo al mare, fratte le onde arriva e sbattono le onde, sferzano le onde. I miei sogni antichi. Come dicevamo prima, Ulisse è solo sulla spiaggia di Scheria. Se ne parla nell'ottavo libro dell'Odissea, uno dei, come dire, dei libri più intensi della letteratura occidentale, probabilmente. Intanto però volevo ringraziare, perché non è che voglio, come dire, esulare dal compito di essere grato al dottore che ci ospita, alla Marisa, dottoressa Marisa Lembo, Professoressa, sì. alla professoressa, alla professoressa, chiedo scusa. Latini, No, greco, no, no, ma sì. infatti qua anche... Hai perfettamente ragione. Infatti, quando mi danno del dottore, anche a me, io dico professore, prego, prego professore, perché ci ho messo 30 anni per guadagnarmelo, abbiate pazienza, chiamatemi professore, oppure Antonio, ecco, una delle due. E quindi l'amico Giuseppe, che mi ha così generosamente e affettuosamente introdotto. E quindi dicevo. Noi stiamo parlando di un libro in cui quest'uomo, no? Proviamo ad immaginarlo, Ulisse, questa figura leggendaria appartenente alla cultura micenea, no? L'età degli eroi, poi parliamo della Grecia del di 1200 anni, 1300 anni prima di Cristo, cioè Omero. Quando è vissuto Omero, se è vissuto Omero, ha scritto l'Iliade e l'Odissea 8 secoli prima di Cristo, ma erano già passati 500 anni da quando queste figure, l'età degli eroi, no? L'età micenea, erano figure che avevano attraversato il mondo greco, no? Figure leggendarie, di cui si tramandava le gesta, no? Quindi immaginiamo che tipo di mondo, lontanissimo da quello contemporaneo in cui le notizie viaggiano in tempo reale. E allora, dopo aver perso tutto, ecco perché è importante cogliere Ulisse in quel momento. Io ho cercato di farlo alla Corte dei Feaci, questo mio ultimo libro, che è un po', non è un libro come dire, di poesia della domenica, perché io normalmente faccio il politologo, no? Invece è una continuazione con altri strumenti di quella ispirazione scientifica. Ulisse si ritrova lì solo, ha perso tutto. Bene, l'abbiamo già detto, viene accolto da Nausicaa. Nausicaa porta Ulisse nel palazzo del re, del sovrano, dove viene accolto dalla regina Arete e Alcino. Benissimo. Allora dice: ma tu chi sei? Vedono in quest'uomo uno strano portamento, cioè dignitoso, per quanto abbia perso tutto, però lui rimane il re di Ita. Rimane il grande eroe, no, che la spiaggia di Troia ricorda
anche molto bene. E allora, in pratica, tu chi sei? Ma Ulisse, non dimentichiamo mai, è l'eroe che possiede la metis, eh? Cioè l'astuzia. Ma astuzia non è una parola, una traduzione particolarmente efficace. Cioè la metis è qualcosa di più, cioè è la capacità di essere camaleontico, di sfuggire alla presa. No, di essere metamorfico, La strategia. la strategia se vuoi, sì. Quindi in pratica lui, infatti si era salvato la vita con Polifemo, non ci sono nessuno, no? E non, nessuna identità, nessuna. E quindi è reticente a dire il suo nome. I sovrani di Feaci, i sovrani di Scheria, bene, è un ospite, dunque è sacro a Zeus, fanno finta di niente. No? Dice, vabbè, non ce lo vuole dire. Benissimo. E organizzano un banchetto per lui. Un banchetto. Un banchetto in cui, come spesso accadeva nella Grecia classica, c'è un aedo, un poeta, che canta con la lira, canta. Lui è già famoso. È già famoso. Lui è già famoso, esatto. Il poeta si chiama, udite udite, si chiama Demodoco. Demodoco significa, già si capisce, è intuitivo, demos, no? Cioè è la voce del popolo. Demodoco, si chiama così. Che succede? Succede che lui canta, Ulisse sta lì. Ad un certo punto il canto dell'aedo di Demodoco che cosa rievoca? Rievoca le avventure di Ulisse a Troia. Ulisse in quel momento piange, bravo, piange, piange. Questo eroe tetragono, no? Cioè uno che ne ha viste una più del diavolo, diciamo, no? Cioè capace di inventare le astuzie più grandi, di non farsi prendere dall'emotività, protetto costantemente da Atena, no? Cioè dalla dea della sapienza. Cioè non è uno che si lascia andare in maniera molto, come dire, con slanci particolarmente poetici. Eppure in quel momento Ulisse piange. Piange. Perché piange? Questo è un momento straordinario che mi piacerebbe che anche la ricerca su Omero, sull'Odissea, mettesse nella giusta evidenza. È in pratica un vero e proprio rapporto psicanalitico quello che avviene in quel momento. Cioè, in pratica, l'uomo che ha perso la sua identità, ma non perché è nessuno, ma perché l'ha persa proprio, perché si ritrova senza nulla sulla spiaggia di Scheria. In quel momento lui vede che la sua identità è diventata voce di popolo, diventata epos, epica, logos, diventata epos, ed è diventata anche un modo di vivere, un gesto eroico e dunque esemplare, no? Ethos. E quindi lui piange. È in quel momento che lui si riprende, reincorpora, ritorna per così dire nel suo corpo, no? Nella sua esistenza vera, no? Quindi un grande momento quello della corte dei Feaci. E perché dicevo che per me questo è una continuazione di anche della politologia? Perché tutto questo è simbolicamente importante per stabilire che la poesia e l'ascolto, quello che siamo noi in questo momento, cioè la parola poetica intorno ad un fuoco comune, no? È proprio quello che riesce in qualche modo a fare comunità, a legare in un mondo in cui la frammentazione regna incontrastata, in cui il rapporto è individuale, ma con chi? Con la tecnica, normalmente, con la tecnica, con i dispositivi tecnici. Ma non certamente con la presenza umana, no? Di cui questi grandi miti, no? Vengono a ricordarci anche la funzione civile, sociale e politica. Scorgiamo Ulisse sulla spiaggia di Scheria, però prima Ulisse prima è sul mare e si chiede tutto, si chiede
che cos'è? Cioè, come quando noi ci sentiamo perduti, no? E allora ci chiediamo le cose più elementari, se dubitiamo di tutto, dobbiamo ricominciare. La nostra vita è appesa, siamo una canna al vento, per riprendere ancora e chi non ha avuto un trauma, no? Da cui poi è ripartito. Dilaniato fra Apollo e Dioniso, diviso, teso e conteso fra l'ignoto e il domestico, senza luna e senza compagni, un catino di pece la notte, come un lampo di buio, come un lampo di morte che sorprende il guerriero. Sicuro soltanto dell'aiuto di Atena, sull'immenso mare vagavo sotto il fragile regno delle onde, lo sciabordio monotono udivo. Galleggiavo ebbro e guardingo, il desiderio di ignoto ancor mi spingeva, mi pungeva nutrendomi della mia terra il ricordo. Più estesa del mare la mia casa appariva, colmava quell'assenza per me, ogni presenza di vita quell'assenza oscurava. Chi era Penelope? Mai non lo seppi. Un fantasma aleggiante nel vuoto, Penelope. E Telemaco? Un'ombra nella notte più buia. Eppure mai appresi Circe, chi fosse, e Calipso, che soffrendo lasciai, né il mio cuore mai non conobbi, fatto di pieghe l'animo mio, innumerevoli pieghe, in un labirinto infinito, scorsi spaurito, l'oceano, senza sponde, l'oceano, e senza luna la notte. Il ricordo mi prese, dei compagni mi prese, nostalgia invincibile, tremula di mille vacue scintille, lucida e di sgomento vibrante, una goccia fra tante. Scintillante nell'interminabile mare, dilaniato fra l'Ade e l'Olimpo, teso e conteso fra l'ignoto e il domestico, ero padre Zeus. Dimmi, perché? Perché desideri di cielo piantasti per sempre? Desideri di cielo ormeggiasti, desideri immortali sui miei occhi di terra. Perché? Stanotte mi sento come un verme furente che s'agita contorcendosi sulla pelle del mare, teso e conteso fra l'Ade e l'Olimpo, fra Scilla e Caribdi. Sbattuto, quel punto fatale destinato a varcare laddove il mondo diventa l'immondo. Stanotte mi sento in un fango abissale di pece, innestandolo. Lo so bene, mi agito invano. Sì, ci ho pensato pure io. La dobbiamo fare Salvini. Salvini. Io penso che quando poi appunto si raggiunge questo livello di esposizione, no? Allora nasce spontaneo dentro di noi. Sia quando soffriamo, c'è cioè un trauma come in questo caso, una crisi dell'identità, ma anche quando c'è un momento di grande gioia, no? Allora nasce dentro di noi,
spontaneamente una sorta di invocazione che può essere una preghiera o una poesia, no? E infatti Ulisse invoca Padre Zeus, no? C'è questa idea, si chiede perché. D'altra parte, noi educati in una cultura cristiana sappiamo che ad un certo punto, nel più estremo della sofferenza, Cristo invoca il Padre e dice: l'ora nona, perché mi hai abbandonato? No? Cioè, proprio questo rapporto con una dimensione trascendente, che quando viviamo delle situazioni limite, estreme, noi ci rivolgiamo a qualcun altro che ci trascende e che noi crediamo che ci comprenda e che ci possa aiutare. No? Speriamo. Speriamo, certo. E anche questo si chiama Tempesta nel Borgo, è un po' coerente, ci sganciamo da Ulisse, perché Ulisse siamo tutti noi, eh? Ulisse siamo tutti noi, lasciamo perdere, io non ho alcuna vocazione per, come dire, la ricostruzione storica intesa nel senso dell'erudizione. No, Ulisse è un mito universale, siamo Dovute noi. proporzioni, ovviamente. Ovviamente non siamo eroi greci, però ciascuno è un eroe della sua vita, no? E quindi questo lo possiamo forse anche dire. Tempesta nel Borgo. E tu che lo ascolti e gli parli, e ogni ora, ogni minuto lo vedi, vaglielo a dire che non c'è quiete stasera nel Borgo. Chi è questa figura? Tu, questa trascendenza, no? Questo qualcuno. Tu, io non ho il coraggio neanche di parlarci direttamente. Invoco che qualcun altro possa intercedere per me e vaglielo a dire che non c'è quiete stasera nel Borgo. Velature prese d'assalto sul viso sbattuto e bagnato, sul viso sbattuto e bagnato di nevischio gelato, le onde tormentano il ventre delle barche ormeggiate, dei lampi riverberi attonito sgorgo sulle creste più alte, impennate, ricadute, frantumate e rifratte sulle pietre rocciose. Mani callose radunano gli antichi strumenti, pescatori. Semichiuse le fessure degli occhi, vento. Niente pesca, signore, stanotte. M'han detto, il cielo è un manto di lutto. E adesso è meglio andarsene a letto. Nell'aria sbattuta, i segni certissimi di lontane e misteriose inquietudini, e il mare pulsante all'unisono è come un amante fedele che vive le stesse emozioni del cielo. Da dove vieni, dimmi, chi è che ti spinge e perché? Perché sempre di nuovo ritorni sulla strada segnata? E perché ci travolgi, perché ci sconvolgi i capelli e le idee? Non sai per disporle quanta fatica abbiamo fatto. E tu che lo ascolti e gli parli, e ogni ora, ogni minuto lo vedi, vaglielo a dire che non c'è quiete stasera nel borgo. C'è qualcuno che vuole corrispondere con me? In che senso? Io mi devo Con sentire. qualche Sono tante considerazione? cose Ecco, da dire. La cominciamo. cosa più sciocca che mi viene Ma non in mente. credo. Com'è che la scuola italiana, un autore come Omero, ha fatto leggere per decenni ai bambini in prima vita? Il Questo. bambino Omero noi l'abbiamo conosciuto a 10 anni. Allora, soltanto adesso uno si rende conto cos'è Della Omero. grandezza. Eppure, non lo so, eppure forse è giusto che ci sia stato presentato mentre eravamo bambini, perché è l'epoca in cui la fantasia è più forte.
Beh, qui abbiamo il Giuseppe Boccarello che ha avuto un ruolo istituzionale importante anche da questo punto di vista, forse può rispondere. Prima di Giuseppe posso dire una sola cosa, probabilmente è il momento diverso con cui sì. si presenta un autore. Allora, quando si è adulti, l'esperienza di vita ci fa capire che quel personaggio è anche la conoscenza. Quando si è ragazzini e si è alle medie e non c'è l'esperienza di vita, come lo si può far amare? Presentandolo come il personaggio dell'avventura. Quindi i simboli cambiano a seconda dei fruitori, di coloro che devono fruire di un messaggio. Ho detto una cosa molto modesta, banale. No, è questo. No, è così. Però un'altra considerazione sì. che i bambini, quando noi avevamo 10 anni, eravamo già maturi rispetto ai 10 anni che conoscevamo. Questo è un altro discorso. Eravamo già sì. vissuti. Però come lo presenti? Come l'avventura, dopo, quando sei maturo, perché hai la tua esperienza di vita, che puoi capire che è soprattutto la voglia di conoscere, perché Odissea, andare oltre le colonne d'Ercole, che cos'è se non il desiderio di sapere che cosa c'è al di là di quel limite? Quindi soprattutto io lo vivo così, come la voglia di conoscere. Certo. Conoscenza. Certo. Do la parola al direttore generale. Tra l'altro vorrei segnalare la grande ammirazione di Dante, del cristiano Dante, nei confronti del pagano Ulisse, no? Per dire, la sete di conoscenza, no, l'ebbro di ignoto, come dico da qualche parte. Giuseppe. No, sono d'accordo con l'affermazione della professoressa Mozzillo, perché premesso che ciascuno di noi legge una cosa a 10, legge a 20, a 40 e sono esperienze diverse. Io mi sono letto poco, ma fa il fermo a Lucia, no? Per dire, è stata un'emozione. Pur avendo fatto a scuola, tutti avrebbero si sposi come si faceva una volta, pagina per pagina, no? Però leggere adesso il Fermo e Lucia è una cosa inebriante, che mi devo dire. Oh, un'altra maturità. È chiaro. Ma non perché è meglio l'opera, no, perché io sono cambiato. Certo. A quell'epoca, nell'epoca nostra, no, vorrei dire, non è vero, si faceva 10 anni, non è vero. Si faceva l'Iliade in seconda media, l'Odissea in terza e in quarto ginnasio. Era una trilogia fatta molto, molto bene, secondo me, all'epoca. Oggi, non parliamo che è oggi la scuola, diciamo, sta un qualche argomento. Ma allora sì che era bella la scuola. La scuola gentiliana, sì, che è una scuola. Purtroppo il mutamento impone che vi sia un livellamento verso il basso, purtroppo. E prima no. Prima, c'erano i voti. Non so se ci stanno ancora oggi i voti, ma pare di no. Ma c'erano i voti, la ricerca delle eccellenze. La scuola funzionava, come no? La merito. Il merito, soprattutto. Oggi la parola c'è il merito, ma in effetti non già sta. No, allora vi dico... Io non voglio fare il laudatore del tempo passato, certamente no, però ci andrei piano con le critiche, diciamo, a quelle che erano misure, secondo me, che molti invogliavano i ragazzi. E chi non ha letto con piacere quella cosa là? Ci si medesimava. A me piaceva molto Ettore, Achille lo odiavo. È un impostore, un delinquente. Ettore è una persona onesta. No, guarda, lo devo. Certo, ecco. Devo dire. Le pare niente, le pare niente. Devo dirla questa cosa, devo dire. Io sono nato in una famiglia povera, non avevo libri, però noi scambiavamo, una famiglia contadina, noi scambiavamo i fumetti. E noi, ma quanti ce ne scambiavamo? Cioè, in pratica, io avevo 2 giorni, avevo contrattato sindacalmente con mia madre, no? Quanti giorni io posso andare a cambiare i fumetti con i miei amici? E quindi me ne toccavano 2. Cioè. E allora in quei giorni io prendevo le borse, andavo, avevo i miei referenti, io davo i miei, loro davano quelli che avevamo già letto, quelli che non avevamo letto, eccetera, e ce li cambiavamo. Poi come facevamo per essere carini? Come facevamo? In pratica Tex costava 200 euro, quindi facevamo la somma, no? Io ti do 3.500 euro lire di fumetti, tu me ne dai altrettanti che io non ho letto. Solo che tra di noi, questa è una domanda che ancora mi porto con me, fra di noi non si è mai saputo chi comprava veramente quei fumetti.
Cioè, voglio dire, perché nessuno di quelli che scambiavano i fumetti li comprava. Cioè, c'era qualcuno che all'origine metteva fumetti nuovi perché entravano nel giro. Cioè, non si capisce. Vabbè, allora capita. Cioè, come no? Io condivido tutto quello che hanno detto, ma vorrei dire una cosa. Quello che si studiava un tempo, fin nella scuola elementare, se fatto bene, ti conduceva avanti, e bene, con merito, e rendevi. E quello, tutto quello che studiavamo, ecco la curiosità, il sogno, il mito, come le storie, tutto te lo portavi dietro. E chi ha fatto bene l'elementare una volta poteva fare anche... erano fondamentali, certo. Fondamentali, ma c'è un fatto anche legato al cognitivo, alla certo, funzionalità del cervello e dell'apprendimento per cui viaggia. Da oggi io vedo che molti studenti, lo dico, miei ragazzi, che è una cosa che mi fa piangere il cuore, cioè arrivano al decimo rigo, però non si ricordano più quello che hanno letto nel primo rigo, nel secondo rigo, nel terzo rigo, cioè comporre dialetticamente una comprensione ermeneutica, quello non ne parliamo, una comprensione ermeneutica no, di un testo, è diventato difficilissimo. Comunque, volevo, poi non ho finito, quando scambiavamo quei fumetti, una volta capitò una cosa stranissima, cioè in mezzo a quei fumetti capitò una cosa che era una traduzione, non quella di Vincenzo Monti, dell'Ilia dell'Odissea, quella classica, no? Ma già allora, parliamo degli anni 70, c'era, inizio anni 80, c'era una traduzione dell'Iliade con un linguaggio contemporaneo, non più il romanticismo di Vincenzo Monti. E quindi io mi trovo in mezzo ai fumetti questo libretto. Dico, che cavolo è sta cosa, mi hanno fregato, cioè voglio dire, io gli ho dato i fumetti veri, guarda che mi hanno dato, guarda, che è sta cosa, questo libro, cioè poi dice vabbè, me l'hanno dato, vediamo, che non ci stavano figure, non c'erano fumetti, non c'erano niente, comincio a guardare, niente, insomma, una sorta di fascinazione, cioè io non riesco più a staccarmi da quella cosa lì. Poi accade che ad un certo punto c'è il duello tra Achille ed Ettore, la lancia che si conficca nella gola di Ettore, Ettore che cade e dice dai il mio corpo a mio padre. Per i greci era importantissimo, no? Cioè conservare il corpo, perché altrimenti non, anche nell'Ade non si poteva, no? Cioè si vagava, diciamo. Quindi è Achille che diceva no, tu verrai mangiato stasera stessa dai cani e dagli sciacalli, no? E dagli avvoltoi. Io comincio a piangere come un bambino, cioè ero un bambino più o meno. Io comincio a piangere. Cioè, per tre giorni i miei genitori non capivano che cosa mi fosse successo, perché non riuscivo a smettere. Il libro che mi cambiò la vita. Cioè, in un certo senso sì, no, poi ho fatto altre cose della vita, però certo fu un'emozione fortissima. Io stavo lì, Ettore è rimasto nella mia memoria poetica, no? Come, come dire, come una sensibilità che io sentivo mio fratello. Ma non... Vabbè. Allora, sì, prego. Professore, siccome praticamente si tende poi a dire che insomma la modernità ci ha travolto, come lei dice nelle sue poesie, no? Cioè questo travolgimento è una cosa da mettere a fuoco bene. E, allora mi viene in mente come vengono presentate queste due figure di Ettore e di Achille e come ci sta la possibilità di vedere per esempio alcuni episodi del personaggio. All'epoca a me si faceva battaglia, Salvatore Battaglia, la mitografia del personaggio, insomma sono cose fondamentali. Come Achille venisse in qualche maniera presentato come il guerriero, l'eroe, dimenticando tutti gli episodi, diciamo, della... come si dice, dell'obiezione di coscienza in qualche maniera, di Achille che si finge donna per non andare alla guerra, per esempio. Tutto questo l'ha portato in qualche maniera alla modernità,
E allora noi abbiamo il dovere di regalarlo ai giovani, cioè questa, diciamo, possibilità di interpretare i personaggi non come, diciamo, delle icone del bene e del male, ma della complessità. Per noi, per me, che sono altra generazione, no, dalla sua, precedente, molto precedente, per me è già difficile. Però sì, ora no, tocca no. A voi. Capisco, capisco. No, però guardi, io alla Corte dei Feaci, questo mio libro, il primo capitolo si chiama Archetipi, come illustrava l'amico Giuseppe. Sì. E questi archetipi sono Calipso, Circe, un guerriero di Troia ed altri, sono appunto elementi della complessità, come lei, professoressa, sta dicendo. Cioè, nel senso non sono che... una professoressa, sono una sociologa. Va bene, voglio dire, siamo tutti lettori del nostro tempo. E quindi, insomma, sono elementi di una complessità che oggi sono ancora presentissimi nella nostra mente, nella nostra psiche, e ci aiutano. Cioè, voglio dire, comprendere Calipso, no? Io non so se riusciremo, perché dipende da voi, io... Per me sto benissimo con voi, sto veramente bene, quindi possiamo far tardi, dipende dai nostri ospiti, eccetera. Vorrei appunto segnalare Calipso, no? Cioè un mito, Calipso, importantissimo, perché... Non è una lampa, insomma. No, queste sono le traduzioni contemporanee. Calipso è una divinità che in pratica promette a Ulisse ciò che gli uomini desiderano più fortemente, cioè qualcosa che è il desiderio più profondo di ogni uomo, che non è quello che magari qualcuno adesso sta pensando, no, è l'immortalità. Ecco perché Ulisse rimane, cosa che molto spesso non ci si fa caso, ma in realtà bisogna tenere presente che Ulisse rimane da Calipso 7 anni su 10, cioè 7 anni, è una vita 7 anni, voglio dire, perché liberarsi da Calipso è stato molto più difficile di liberarsi di Circe, di Polifemo, di Scilla e Cariddi, di tutti gli ostacoli che lui, perché Calipso gli ha offerto l'immortalità, no? Ecco, un grande archetipo. Tutta la letteratura occidentale successiva, fino al Faust, a Mefistofele, no? Goethe, eccetera, si è occupata di questo tipo di problema, di, come dire, non è un problema, di aspirazione, no? Umana, troppo umana, dell'immortalità. E ancora oggi, cioè la scienza transumanista, ma qui apriremmo un capitolo che non possiamo aprire, no? Cioè ancora sollecita, no? Come dire, gratta questo desiderio umano, no? Cioè la scienza e la tecnica che secondo alcuni sarebbero capaci di sconfiggere questo vulnus originario dell'uomo, che è la finitezza e la morte, no? La tecnica, il transumanismo lo fa. Dario forse ce lo vuole dire, ce lo conferma. Una domanda al professor Antonio. All'amico Antonio, allora. Ripriamo a distanza con l'amico. Allora, volevo domandare questo. Certo, io pensavo all'archetipo, cioè pensavo a questa possibilità di attingere l'universale umano attraverso la poesia. E volevo chiedere, ma che differenza c'è tra lo scrivere poesia, di leggere poesia, di recitare poesia e l'ascoltarlo? Te lo facciamo domani mattina, ovviamente, una risposta. È una questione importante e complessa. Io me la posso cavare facilmente dicendo che non esiste nessuna differenza. Nel senso che io posso posizionare la mia sensibilità, no? Nella parola poetica, posso farlo mentre sto recitando la parola poetica, posso farlo mentre la sto ascoltando, la parola poetica, posso farlo mentre la sto, che quelle altre cose che tu hai detto, no? Cioè, sto scrivendo, esatto. Quindi in pratica è comunque sempre, qui forse ti rispondo un po'
conosco più da vicino, è sempre un inseguire, però un indicibile, perché la poesia è questo, eh? Cioè guai se pensassimo che la poesia è un territorio che è a nostra disposizione. La poesia è un'invocazione di una realtà assente, e proprio quell'assenza, nel momento in cui noi le diamo il volto di una parola, di una metafora, si fa presente nascondendosi. È bellissimo quello che stai dicendo. Ma è bellissimo, è un concetto stupendo. Ma è questo. Veramente da scrivere. Ti ringrazio. Hai focalizzato in una maniera eccezionale. Grazie. Questo sentire che non ci caratterizza tutti, assolutamente no. Perché vedi, c'è differenza tra tutti quanti noi. Purtroppo sì. Allora, a volte ci sono delle personalità antipoetiche per eccellenza. È un po' triste. Sono tutti del loro mondo. Prosaica, questa è la parola. Prosaica. E questo, niente, ci mette un attimino, come dire, in una situazione di attesa per alcuni, ma anche di estraneità per altri, perché non ci potranno entrare in questa direzione. Infatti, e poi d'altra parte è anche vive la poesia fra due opposti, ma per poesia lasciamo perdere, no, non è questo. La poesia è anche un volto che tu guardi per strada, no? Cioè il tentativo. Come la guardi? Esatto, cioè il tentativo, lo sforzo di leggere un testo, perché un volto umano è un testo da leggere. Siamo noi che creiamo, ciascuno di noi crea. Poi metterlo in parole è un qualcosa in più. Certo. È un qualcosa in più, però anche uno sguardo può essere poetico, o può essere prosaico, o addirittura volgare o violento, no? Quindi che è l'opposto della poesia. E questo fa la differenza. Una cosa molto futile, volevo dire, che alla fine degli anni 60, i primi anni 70, arrivò in Italia il personaggio di Corto Maltese, e tutti noi ci innamorammo di questo Corto Maltese. E mi ricordo che ci fu un dibattito alle Quattro Arti, in cui molti dei presenti, tra cui mio marito, che era uno che parlava, rapportarono Corto Maltese a Ulisse. Si disse che come la fantasia si mescola all'avventura, che come dietro la fantasia e l'avventura c'è perennemente il mistero, però per il modo in cui ogni figura è una figura umana ed è una figura disumana, in effetti il personaggio che a noi che da ragazzini ci eravamo innamorati di Ulisse, adesso più lo ricordavo, era Corto Maltese. Non so quanti sei presenti hanno conosciuto Corto Maltese. Le storie di Corto Maltese erano affascinanti. Sì. No, non conosco questo tipo di riferimento. Sono quasi un'Odissea. Certo. Ecco, a proposito, Silvana, a proposito dell'assenza, che è una dimensione costitutiva della poesia, perché è una dimensione costitutiva della memoria, no? La memoria custodisce l'assenza e paradossalmente la presentifica, l'assenza. È tutta filosofia, bellissima, c'è tanto da fare. Te l'ho detto che no, cioè voglio dire, non è un gioco della domenica, ma è una continuazione con altri mezzi. L'ho detto giù, il filosofo prevale sul poeta. Però posso aggiungere cari amici, posso aggiungere una cosa, citando uno dei maestri di tutti noi, un nostro grande italiano, anche se vedendo gli italiani di oggi, anche quelli grandi pavoni della cultura, faccio fatica ad immaginare che queste persone, uno lo sto per citare, sia un italiano, perché sono dimensioni così profondamente altissime, no? Irriducibili ad alcune miserie del mercato contemporaneo, che produce, come dire, biscotti, come produce performance dell'arte, della poesia o di non so cos'altro. È vero, ci siamo capiti, Silvana. Ecco, allora... Giacomo Leopardi diceva che non esiste
la possibilità di fare buona poesia senza che dietro quella buona poesia ci sia una buona filosofia. E viceversa, non esiste una grande filosofia senza che quella filosofia possa sia innervata da un animus poetico. Cioè è un rapporto biunivoco fra queste due realtà, perché la poesia è capacità di immaginare, di vivere mondi, no? Di non fermarsi al dato concreto e rendere, aprire l'orizzonte, andare oltre, benissimo, ed è la fantasia. Quindi, e quindi sono nate dalla stessa fonte, no? Cioè, voglio dire, averle separate forse è stato il grande problema. Dimmi. Con il fatto che Goethe ha denominato proprio autobiografia, poesia e verità. Distung und Wahrheit, esatto, quell'opera lì, non è un caso. Cioè, e i romantici questa cosa qui l'avevano capita molto bene, sia in Germania sia in Italia, no? Che sono state le due più grandi esperienze del romanticismo. In Distung und Wahrheit, Wolfgang Goethe appunto conferma questa idea leopardiana che innerva tutto lo zibaldone, no? Ma qui prenderemo un'altra qui. È certo, perché c'è infatti il suo poeta prediletto, lo diciamo, di Heidegger, era Hölderlin. Quindi va bene, fermiamoci qui, piccola parete. Perché non sei qui? La mia finestra ora è appannata. Non scorgo più le persone, né i bambini per strada. In verità neppure li cerco. Il platano è enorme e mi fissa senza ritegno. È diventato faticoso il mio passo. La mia giornata ora è enorme ed è vuoto il mio letto come il mio cuore. È un vuoto senza fine, soffocante di nulla. Il bagno è sempre libero, il bagno. Il mio cane è un compagno che pone domande, domande difficili, abbaia senza motivo. L'erba del parco è disadorna e lui non mi lascia mai solo. Vuoto il mio sguardo e il sole è ancor freddo. Perché non sei qui? Perché non sei qui? Ora mi sento un uccello che mangia cereali, stupidi cereali dentro scatole stupide. Scorgo il bus ad intervalli regolari. Aspetto il prossimo e provo ad indovinare se tu ci sei dentro. Siamo tutti legati da fili invisibili. Dov'è ora il filo che a te mi congiunge? C'è una vecchia signora che mi saluta. Ogni giorno incontra il mio sguardo, con occhi smemorati mi osserva. Chissà se mi riconosce. Il tuo filo è spezzato. Perché non sei qui? Perché non sei qui? Dalla casa accanto sento una musica stridente. Non ci sono voci nella casa di fianco, solo violini piangenti. Ho visto ieri notte un topo inseguito da un gatto nerissimo. Sul mio comodino una ballerina è sospesa su un piede, con le braccia avvolgenti, cioccolato e carta argentata. Una ballerina di tanti anni fa è sempre lì, di mattina, di sera, di notte. È sempre lì. Warum bist du nicht da? Warum bist du nicht hier?
perché non sei qui. Mi sono sempre chiesto perché la gente legge poco, ma ancora meno leggeva la poesia. Molto spesso, siccome la poesia è l'espressione più intima di una persona, molto spesso forse può darsi che questa cosa venga vissuta male, nel senso che quando si legge la poesia è come se l'io del poeta entrasse dentro il lettore e lo invadesse, quasi scacciandolo. È una sensazione un po' strana, quasi un'invasione, proprio perché la poesia è l'espressione più intima di una persona. Quindi l'io del poeta entra in me, nella mia intimità, la scaccia e mi si insedia. È una cosa un po' strana, però penso che qualche volta potrebbe questa cosa spiegare perché la gente si allontana dalla poesia, ne legge pochissima. La paura dell'empatia, questo è il problema, la paura dell'empatia non va bene. È scritto forse. Penso che abbia ragione lei, cioè è proprio un voler rimanere confitti nella propria individualità, senza chiudendo le porte ad una sconfitti. È confitti, sì. È anche sconfitti. Esatto, esatto. Quindi lasciamoci così. Con i nostri ospiti così cortesemente disponibili, magari possiamo fare un altro incontro più filosofico. Stavo per proprio. Esatto, esatto, più filosofico. E adesso, visto che il tempo è, come si dice, tiranno, se mi consentite, perché ci terrei moltissimo, a proposito dei fili della memoria, vorrei recitare qualcosa che hai capito già. Esatto, mia madre e mio padre. La volta scorsa a Grenoble ho recitato al teatro del Grenoble, Silvana, una su mia madre. Questa è molto più dura perché dice tante verità. La conosco, tu lo sai. L'hai vista. Comunque, sì. È giusto che tu la ricordi. A Mafalda, mia madre. Madre, sei la parola che più di ogni altra mi punge. In un passato che non sembra più mio. Ci son madri su cui forte la vita ha premuto, succhiando, strappando via ogni dolcezza. Il tuo nome mai, mai, mai io seppi capirlo. Oggi è ancora più colmo di pianto quel tuo nome, di quando una mattina che io non conobbi, in un giorno seppellito dal tempo, mi staccai dal tuo corpo nel sangue, nascendo. Madre, di terra fu fatto il tuo corpo, una terra senza riposo. Ancor sempre ti vedo ritornare dai campi, col cesto pesante di una maledizione insistente ritto sopra la testa. Ora lo so. Nel secchio portavi il tuo focolare d'amore. Madre, ti vedo ancora nei pomeriggi, a lungo curvata sul pozzo di marmo chinata, a strizzare inchiodata con sutti vestiti. A quel tuo durissimo sguardo, ancor sempre aspro e severo, mai rinunciasti, neppure morendo, mai rinunciasti. Madre, mi hai amato senza pietà. Da un alito triste son nato, di dolori e di affanni, costante, un afflato, ebbi da te. Piangevi e mai sorridevi, e troppe volte piangevi. Madre, la tua esistenza per me fu una tempesta di tuoni, una tempesta che tutta la notte perdura. La tua esistenza per me fu sempre un'attesa, l'attesa di un mattino sereno, di un'alba che non voleva venire, di un'alba che mai più non venne. La tua vita per me, ora, non è altro che un lampo di luce, tanto forte da illuminare la mia. Madre, t'ho amato con forza e tanto, tanto t'ho odiata. Sulla soglia dell'animo ci siamo fermati
immobili. Capaci mai fummo di entrarvi, non fummo mai in grado di entrarci. Del tuo amore non ebbi che l'ombra, l'ombra del, nel tuo cuore rimasta. Del tuo amore ora non ho altro che l'erba, erba e piante grasse spinose sulla tua tomba. Sui tuoi resti meste cresciute, quei tristi vasi che gli avelli consolano, soltanto quei vasi sono ora con me, e presto, presto dal vento urtati, quei vasi cadranno, insieme ai miei tristi pensieri cadranno. Madre, non mi manchi. Col tuo sguardo aspro e severo, non mi manchi davvero. Mi manca soltanto non averti mai detto quanto d'amassi. Mi manca soltanto il tuo viso, soltanto mi manca. Mi manca il tuo scarno sorriso, i tuoi occhi di quando accanto al mio letto chinata. Consolare sapevi il mio pianto. Se piangi tu, piango anch'io, tutta la notte. Dicevi, madre. Molto condotto, sì. Tra voi e vostra madre. Ah, sì, sì, molto, molto. Cioè, strano, una donna sarebbe stata diversa, più levigata, no? Non così condotto. Sa povera madre è proprio fuori dalla nostra. Molto contraddittorio, sì, molto contraddittorio. Una volta è molto, molto meditato. Una sorta di ricavo sulla memoria, perché io così non l'ho recepito. Sì, è così, è un ricavo sulla memoria. Sì. Invece, e qui vi prometto che è davvero l'ultima, poi par condicio, no? Si chiama Il sentiero del padre. E il padre è sempre un sentiero, no? Almeno un po' è stato, cioè. L'idea che c'è qualcuno che ti traccia la strada, poi quando non c'è più, tu capisci che quel sentiero adesso lo devi esplorare da solo. Padre, dimmi qualcosa, qualcosa del sentiero. Camminammo senza vederci, tu andavi verso sera ed io verso il mezzogiorno agognato e dalla sua luce abbacinato, m'affrettavo. Padre, t'ho incontrato nascendo soltanto per caso. Vissuti noi siamo sotto il medesimo manto stellato. Il tuo percorso ora però è passato. Camminammo senza vederci. Quant'era profondo quel cielo fecondo, di metallo quel cielo e d'umore iracondo. Padre, gridavamo per sentirci, riecheggianti le voci nella notte nera. Ci sforzammo di ascoltarci, attentoni, eppure da soli camminammo. Ogni giorno straniero il nostro volto, alla tua guida mai m'affidai. Non volli, non volli, o forse non potei. Da una parte all'altra della valle, sempre noi fummo montagne brulle, di vivere ci sforzammo come betulle, senza vederci, affidammo il nostro passo a gesti antichi, come una gazzella che alla prateria si affida. Padre, affascinati guardavamo sempre il cielo, spietato cielo, lontano, che tanto dolore su di noi, tanto dolore su di noi aveva versato. Tempo mai avemmo di guardarci in volto, non riuscimmo. Impervio il sentiero pietroso si snodava, lento per te, per me ogni giorno, come un frutto maturo che la terra reclama, per te ogni giorno il sentiero accelerava. Affascinati il cielo ci aveva, e quanto ci deluse poi. Con pene tante su di noi versate, di guardarci in viso il tempo non avemmo,
poiché il sentiero si snodava, lento per me, per te invece ogni giorno quel sentiero accelerava. Padre, dimmi qualcosa, qualcosa del sentiero. Vi ringrazio. Io volevo ringraziarvi tutti, il Centro Studi Enrico Fromm insieme ad Ethos e Nomos vi ringrazia per questa bella partecipazione, una partecipazione, va bene, come dire, viva, sentita, e io ringrazio soprattutto gli ospiti ma anche i soci, perché ancora una volta hanno sottolineato che la finalità del centro, che è quella di tenere sempre alla nostra attenzione l'uomo e le sue dinamiche, i suoi conflitti, le sue gioie e i suoi dolori, deve essere sempre al centro dei nostri interessi. Quindi grazie, voglio ringraziare il vicepresidente del PROM, il dottor Boccarello, e soprattutto un grazie particolare ad Antonio Martone, che con questo libro, la sua dialettica ci ha veramente regalato un pomeriggio particolare. Grazie Anna.